Benvenuti alla parte 3, la penultima parte di questa chat molto ansiosa. Sono contentissima che vi siano piaciute le prime due puntate. Ho letto anche, diciamo, delle supposizioni che avete fatto sul finale e devo dire mi sono anche spaventata con voi. Da quello che mi hanno detto chi me l'ha mandata, queste ultime due saranno anche le più ansiose di tutte come puntate. Ovviamente se non avete visto le puntate precedenti non capirete nulla, quindi dovete prima vedere quelle due e poi tornare qui e vedrete che non ve ne pentirete. Ve le metto entrambe nella di informazioni, nella playlist in cui ci sono tutte le chat che abbiamo letto finora. Inoltre vi anticipo che fra pochissimo vi parlerò anche di Fiscozen, un team di consulenti fiscali che hanno letteralmente eliminato ogni mia ansia lavorativa, per rimanere in tema di ansia. Se come me avete partita IVA o volete aprirla per lanciare il vostro progetto, sapete che è necessaria, Fiscozen vi cambierà la vita. Ma ne parleremo fra poco, adesso iniziamo. E per chi ha visto le due puntate precedenti, piccolo riassunto. Assuntino, dove eravamo rimasti? Wendy totalmente terrorizzata perché aveva dormito con il suo ragazzo Tony e lui mentre dormiva ha iniziato a parlare in modo strano, a parlare in un'altra lingua. Ricordate, io ero terrorizzata. Le tue armi sono innocue con me. Lei si alza, si veste di fretta, esce spaventatissima e scrive a Daniele raccontandogli tutto. Sapete che Daniele e lei ormai sono in confidenza perché Daniele deve fare la parte del tizio che non conosce Tony quando in realtà sono amici per capire se lei lo tradisce, visto che Tony ha dei dubbi. Quindi lei gli scrive per confidarsi, Daniele le dice ma stai tranquilla e lei 3 secondi dopo gli scrive ed eravamo rimasti lì. Oddio Daniele aiutami, ce l'ho di fronte. È tornato. Like adesso prima che lo dimentichiate perché sarete troppo terrorizzati. E infatti riprendiamo da qui, Wendy scrive a Daniele oddio Dani mi è seguito, ce l'ho davanti. Tranquillizzati, lui è il tuo ragazzo, non ti farebbe mai del male, parlagli perché? Perché Daniele sa benissimo che Tony è tranquillo per lui. Oppure anche Daniele si sbagliano perché inizia a avere dei dubbi. E lei non risponde per tipo 2 ore. 2 ore dopo gli scrive: Daniele, gli ho parlato. Ha detto che non si ricorda nulla di quello che ha fatto e detto mentre eravamo a letto. Questo mi è ancora più angosciante. Non lo so, mi mette paura sta cosa. Ma perché ti ha seguita? Ha detto che si è svegliato mentre stavo uscendo di casa di fretta e si è spaventato, così mi ha seguita. Ora torna tutto. Wendy, fidati, devi stare tranquilla. Sono sicuro che è un bravissimo ragazzo e al massimo stava sognando. Ok, ora rilassati e magari ci sentiamo dopo, io ci sono sempre. È bello che tu ci sia con il cuore rosso. Bene, bene, bene. Forse Tony aveva ragione ad avere i suoi dubbi? E lui risponde col cuore rosso. Sta, vabbè. Ovviamente lui sta tenendo la parte. Ok, dopo non si sa quando, Tony scrive a Daniele: Ehi secchione, come è andato l'esame? 29. Lo sapevo, questo era quello tosto, vero? Sì, finalmente me lo sono tolto di mezzo. Ottimo, stasera festeggi? Credo che berrò una cosa col mio amico di corso. Ovviamente sei invitato. Sì, ma Daniele, perché non stai dicendo a Tony che la sua ragazza ti ha scritto spaventata perché tu hai fatto il sonnambulo, tipo qualunque cosa sia stanotte? No, Dani, dopo devo già vedermi con Wendy, per parlare in lingue strane. A proposito, io non ti sto chiedendo più niente perché do per scontato che non ci siano novità sul suo fronte, giusto? Adesso glielo racconterà. No, nessuna novità. Anzi, la sento anche un po' fredda. Cioè, non gli racconta niente ed è un po' fredda? Fredda? Ha appena messo un cuore rosso. È una novità, dovresti dirglielo. Capito? Ma parla di me ogni tanto. Sì, parla di come tu parli nel sonno. Sì, dice che va tutto bene col suo ragazzo, quindi non dovresti preoccuparti. Ma sta mentendo spudoratamente. Ok, dai, ti ringrazio davvero tanto dell'aiuto che mi stai dando. Di nulla, figurati. Qualcosa non mi torna. E abbiamo un'altra chat con Wendy. Wendy scrive a Daniele all'1:28 di notte. Daniele, ci sei? Ti prego, rispondi, ho paura, oddio, di nuovo. Wendy, dimmi, stavo dormendo, che sta succedendo? Daniele, non so che fare. Ti calmi e mi spieghi cosa sta succedendo? È di fronte a me immobile. Wendy, non sto capendo, spiega con calma. Sono dal mio ragazzo. Dopo l'episodio di stamattina non volevo addormentarmi con lui, almeno stasera. E lo capiamo bene. L'ha rifatto? No, peggio. Wendy? Sono a casa, amore. Come? Mi sono messa sul divano a guardare la TV e al massimo mi sarei addormentata qui, ma a un certo punto mi sono girata e l'ho visto in piedi sull'uscio della porta al buio. Ragazzi, credo il mio peggiore incubo, davvero? Che mi fissava completamente immobile. Ascolta, forse è solo sonnambulo. Prova a chiamarlo a voce bassa così sveglierà dolcemente. Sì, perché i sonnambuli vanno, insomma, svegliati dolcemente, anzi non si dovrebbero proprio svegliare. Forse non hai capito, Dani, l'ho già fatto, sia dolcemente che urlando, ma non si muove. Come, scusa, è ancora lì? Wendy, scusami, eccomi, è andato via. Ma si è svegliato? Non lo so, si è girato e se n'è andato senza dire una parola. Ma dove è andato? Non lo so, Dani, non lo so. Sono completamente paralizzata dalla paura. Ascolta, non devi agitarti. Già lo sono, sto per farmela sotto. Forse è meglio che te ne vai. Già, vengo a prenderti io se vuoi, dimmi solo l'indirizzo. Devi uscire da questa casa. No,
No, Dani, io non riesco a muovermi e per uscire dovrei passare dal corridoio da cui lui è sparito. Ho troppa paura, Daniele. Wendy, lo so che è difficile, ma devi mantenere il controllo. Vedrai che domattina ti sembrerà tutto più logico. Ora sei stanca, al buio e da sola. È normale. Quello che non è normale è lui. Prima parla in una lingua sconosciuta e stanotte si mette a fissarmi nel buio. Wendy, certi atteggiamenti possono essere normali in alcune circostanze. È stressato per qualcosa, magari in famiglia. Ah, lui, giustamente, conoscendo Tony, conoscendo anche la situazione familiare, familiari di Tony con Vincenzo, la madre, il padre, eccetera, pensa magari a un periodo stressante e lui ha degli attacchi di sonnambulismo, per questo ci può stare. Sì, in realtà sì, ha alcuni problemi familiari in questo periodo, infatti. Ecco, vedi, stai tranquilla, se anche fosse solamente sonnambulo, io ho paura. Ho visto un documentario in cui si spiegava che possono diventare anche molto violenti, lo so, anch'io ho visto un documentario del genere ed è vero. Ma tranquilla, sono casi rarissimi, anche questo è vero però. E se questo fosse un caso rarissimo, esatto! Wendy, per favore, comunque grazie che sei qui a tenermi compagnia. A quest'ora non mi rispondeva nessuno, tu invece sei così disponibile, sei davvero una bella persona. E di nuovo cuori! Ma figurati, sei davvero una bella persona anche tu. Mi piacerebbe offrirti un caffè una volta. Allora ecco perché non ha detto niente a Tony, ecco perché sta rispondendo con i cuori anche lui, perché lui ci sta cascando con Wendy. Sarebbe un vero piacere. Cuori da tutte e due le parti, il festival dei cuori. Ora vai a dormire tranquillo, sento che si muove nel letto. È tornato a dormire anche lui. Hai ragione, forse è solamente sonnambulo. Sì, ma io comunque sarei scappata. Te l'ho detto, stai tranquilla, riposati sul divano e domani si pensa al resto. Ok, sono stanca morta. Buonanotte, Dani, ancora grazie. Baci, baci. E 42 minuti dopo, Dani, Daniele, per favore, di nuovo qui, di fronte a me, immobile. Daniele, per favore, ho paura. Non sta dormendo, mi guarda fisso negli occhi. Daniele, per favore. Tu devi aiutarmi. No ragazzi, sto morendo. E Daniele non risponde, ragazzi, fino alle 8 della mattina dopo. Oddio Wendy, mi sono appena svegliato, ieri non ho sentito il telefono, sono crollato. Aspetta, ti chiamo. Perché non rispondi al telefono? Porca trota, sono preoccupato. E lei risponde dopo: buongiorno Daniele, non preoccuparti, Wendy, stai bene? Sì, ma ho passato la notte peggiore della mia vita. Spiega. E lei riposta il messaggio che gli aveva già mandato la notte: non sta dormendo, mi guarda fisso negli occhi. Esattamente così fino alle 5 del mattino. Ma stai scherzando? Daniele, non scherzo affatto, è rimasto in un angolo al buio a fissarmi tutta la notte. Io ero completamente paralizzata dal terrore, non potevo scappare perché sarei dovuta passare davanti a lui che non faceva altro che fissarmi con gli occhi spalancati. Allora non è sonnambulo? Ho ufficialmente l'ansia a 3000. E tra pochissimo, ragazzi, un colpo di scena che davvero non vi aspettate. Però continuando a parlare di ansia, come vi ho detto all'inizio, non sapete quanta realmente me ne creava la gestione finanziaria e tecnica del mio lavoro. Ad ogni dichiarazione dei redditi tremavo letteralmente, chi ha una partita IVA come me lo sa, perché avevo paura di sbagliare, per non parlare delle fatture. Ma da quando uso FiscoZen, ragazzi, la mia vita lavorativa è molto più semplice e soprattutto zero ansia. Perché FiscoZen è una piattaforma formata da un team di consulenti che sono persone reali e che ti aiutano passo passo. Nel mio caso, ad esempio, la gestione delle fatture è esageratamente più semplice tramite un modello precompilato molto intuitivo. Per ogni fattura che viene emessa attraverso la piattaforma, FiscoZen calcola già le tasse che dovrò pagare in modo da avere una visione chiara senza sbagliare. Così facendo riesco anche ad avere in anticipo la previsione dei pagamenti per l'anno successivo e non arrivo mai con l'acqua alla gola, cosa che prima di FiscoZen, devo ammetterlo, mi succedeva spesso. Inoltre, la dichiarazione dei redditi ed F24 sono già inclusi nell'abbonamento annuale e anche qui il mio consulente fiscale mi aiuta con i documenti e i vari passaggi, semplificando così tutta la burocrazia. È facilissimo da usare anche per chi ha le prime armi, ve lo assicuro, e soprattutto non sarete mai soli perché c'è sempre un consulente personale pronto ad aiutarvi perché conosce la vostra situazione fiscale e rispondere a ogni dubbio o incertezza, sia tramite email che chiamata telefonica. Ovviamente non lo consiglio solo a chi come me ha partita IVA, ma anche a chi vorrebbe aprirle ha bisogno di un supporto. I consulenti vi seguiranno passo dopo passo nell'apertura già dalla prima chiamata, assistendovi per ogni passaggio e risolvendo tutti gli eventuali dubbi. E adesso la parte più interessante, ascoltatemi bene, mi hanno dato ben 50 consulenze gratuite da regalarvi e che potete ottenere cliccando il link che vi metto in alto qui nella descrizione del video oppure andando su fiscozen.it e inserendo il coupon nell'apposito campo Nadia50A. Comunque vi scrivo tutto nel box informazioni.
collaborazioni. Ripeto, Fisco Zen ha facilitato tantissimo la gestione del mio lavoro e sono certa che una volta provato non tornerete più indietro. Ringraziatemi dopo. Tornando a noi, Daniele risponde: mamma mia, stamattina gli ho raccontato tutto e lui mi ha detto che questa volta ricordava tutto. Come ricordava tutto? Ma ha detto che non riusciva a controllare il suo corpo come se fosse totalmente paralizzato. Dovrei fare una puntata di Senza Tabù parlando di sonnambulismo. Qualcuno ne soffre, ne ha sofferto? Scrivetemi in direct su Instagram perché voglio fare una puntata con uno di voi per raccontarmi la sua esperienza. Ma la cosa che mi ha spaventata di più è stata quando mi ha detto che gli è piaciuto guardarmi. Ok, questa cosa non è normale. Sul serio, questa cosa non è normale, ecco. Avevi ragione ad avere paura allora. Mi dispiace di aver sottovalutato la situazione. Non ti preoccupare, certe cose vanno vissute per capire. Ma adesso cosa vuoi fare? Non lo so, ma una cosa è certa. Come? Vincenzo deve sparire dalla mia vita. Vincenzo? Come Vincenzo? Oh, ragazzi, come Vincenzo? Noni, il fratello di Tony. No, vi prego. Daniele, ma ci sei? Sì, perché lui non risponde. Dici che sbaglio? No, Wendy, solo che non sapevo che il tuo ragazzo si chiamasse Vincenzo. Sì, è il suo nome. Perdona la curiosità, ma lavora qui a... il nome della città. Non proprio, a un'oretta. È lui? Ma perché me lo chiedi? Niente, ho un amico che si chiama così e mi è venuto il dubbio. Lui sta cercando di capire, immagino. Vabbè, ma è un nome usuale, dai. Sì, sì, lo so, magari gioca anche a calcio. Sì, ogni tanto si diverte. Ma è proprio lui? No, vabbè, non può essere. Scusami, ma come l'hai conosciuto? Me l'ha presentato suo fratello, un ragazzo che ho conosciuto su internet. Siamo usciti una sera e abbiamo incontrato il fratello Vincenzo. Lui me l'ha presentato ed eccoci qua. Ma vi vedete ancora? Sì, sì, è un amico. A volte usciamo per una birra oppure per vedere un film. Ma fammi capire, conosci Vincenzo? Allora, adesso devo capire una cosa, ragazzi. Chi è che mente? Tony, che pensava di avere una ragazza e invece non ce l'ha e sono solo amici. Wendy, che invece sta sia con Vincenzo che con Tony. Ma no, pensavo fosse il mio compagno di calcetto, ma non è certamente lui. E invece è lui. Capito, comunque io non ce la faccio più. È sempre stato un po' strano. Ma tutto sommato questa sua caratteristica mi piaceva. Ora però sta esagerando e anche se non è colpa sua io non voglio più passare dei momenti così terrificanti. Oggi gli telefono e chiudo la storia. Va bene, fai ciò che senti. Non so come interpretare questa risposta. Lo faccio sempre, ecco perché ti scrivo spesso. E a me fa tanto piacere, lo sai, lui è perso. Cuori, 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 ci sentiamo dopo, sì. E attenzione, perché forse Daniele adesso parla con Tony. Tony, devo parlarti, appena ti svegli scrivimi. Ehi Daniele, sveglio da poco, dimmi, è successo qualcosa? Tony, io e te siamo amici, devi dirmi la verità. Ma Wendy è davvero la tua ragazza o è solo un'amica? Questa è una buona domanda. Daniele, ma sei serio? Non sono mai stato così serio. Certo che è la mia ragazza. E allora c'è qualcosa che non torna. O tu mi prendi per la pesca o Wendy mente spudoratamente. Daniele, mi spieghi cosa sta succedendo? Ma hai parlato con Wendy? Certo che ho parlato con lei e mi ha detto la verità. La sua verità. Che tu sei solo un amico. Solo un amico? Ma se stiamo insieme da 2 settimane? E allora è lei che mente, sta con tutte e due. E mo vorrebbe stare pure col terzo, con Daniele? No, Tony, lei sta insieme a Vincenzo. Ma Vincenzo chi? Tuo fratello. Aspetta Daniele, non mi sto sentendo bene, dimmi che è uno scherzo. Tony, mi dispiace ma ti ripeto che non sono mai stato così serio. Mi dici che cosa ti ha detto per favore? Mi ha detto che ha conosciuto Vincenzo tramite te, che tu sei un amico e Vincenzo è il suo ragazzo. No Daniele, non è possibile. Ascolta, stanotte dove hai dormito? A casa mia. Ma non dovevi vederti con Wendy? Sì, ci siamo visti, ma poi l'ho riaccompagnata a casa sua perché la mamma non sta molto bene e quindi lei torna sempre presto. No, lei torna da Vincenzo. No, lei non torna presto, ma va da Vincenzo, appunto. Daniele, ma hai le prove di quello che mi stai dicendo? O gli screen? Comunque sia, ma è possibile che anche nelle chat horror noi dobbiamo avere i tradimenti alle corna? E gli manda lo screen di quando lei scrive: me l'ha presentato suo fratello, un ragazzo che ho conosciuto su internet, eccetera, eccetera. Assurdo, non posso crederci, sono due doppio giochisti, falsi. E mio fratello mi ha fatto questo apposta, è una persona cattiva dentro, ma non pensavo che arrivasse addirittura a questo. Mi fa paura amare qualcuno così completamente e non esserne ricambiati. Quindi, secondo Tony, Wendy ovviamente lo tradisce con Vincenzo e Vincenzo l'ha fatto apposta per fare un torto al fratello, a Tony. Tony, scusa, ma non so più a chi credere, in realtà neanche io. Ma sei scemo? Ti ho detto io che c'era qualcosa che non mi quadrava. Te ne ho parlato io dei messaggi, dei comportamenti strani. Infatti ti ho chiesto io di aiutarmi. Ricordi, oppure lei ti ha manipolato come ha fatto con tutti? E questo è anche vero. È lui che ha chiesto a Daniele perché non gli tornava qualcosa. Tony diceva che lei chattava e scriveva sempre anche durante quei momenti. Hai ragione, scusa se ho dubitato, ma adesso tutto torna e tu sei stato il primo ad accorgertene. Sì, ma non finisce qui. Vado dal mio fratello ed è la volta buona che sono io a mandarlo all'ospedale.
No, Tony, fermati. E stavolta Tony si è arrabbiato veramente. Succederà il casino? Penso proprio di sì, da queste sono le premesse. Ma lo sapremo nell'ultima incredibile puntata finale che ci sarà il 31 ottobre. Lunedì prossimo, non martedì prossimo. Questa volta eccezionalmente di lunedì perché è Halloween. E credetemi, se chi mi ha mandato la chat non mente, sarà un finale scioccante. Quindi vi aspetto il 31 ottobre. Ci vediamo lunedì e nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi.